responsabile di svolgere, ma fondamentalmente bisogna fare un grande lavoro. Bisogna andare nelle scuole e far ragionare anche gli stessi insegnanti in questo modo. I mezzi di comunicazione, il computer, internet, tutto quello che ci mette in contatto con tutto il resto del mondo, ci danno la possibilità di vedere tante cose, forse in certe circostanze troppe cose. Quindi tutti guardarli allo specchio. Quello che ci manca tante volte, anche nella frenesia della nostra vita, è proprio questo guardarsi allo specchio. E ritrovarsi in un attimo, in un sorriso. È semplicissimo guardarsi allo specchio, eppure farci caso, ci faccio caso proprio per quella che è la mia esperienza personale, riesco a farlo molto meno, molto poco. E invece è una cosa che ritorna molto utile in tante circostanze, soprattutto nei momenti più complicati della vita, che sono inevitabili per ognuno di noi. E ci tenevo a dare questo brevissimo, e spero abbia un minimo di senso, questo messaggio, e ci tengo ancora una volta a salutarvi e ringraziarvi per la vostra presenza e ringraziarvi per questo bel momento di incontro. Grazie. Buongiorno a tutti. Penso che la donna sta molto bene che è donna perché c'è un uomo. Non c'è un uomo senza donna e non c'è donna senza uomo. Per questo io invito Samuel Taluti per parlare sulle donne. Anniversario della occupazione del 67.
Nella tragedia della catastrofe sono stati distrutti 531 villaggi palestinesi in tutta la Palestina, non si chiamava ancora Israele, ma si chiamava la Palestina come la chiamiamo noi, e quella del 48. Ognuno di voi può immaginare che cosa vuol dire sradicare una società intera, delle città intere, avere profughi. Quindi la posizione della donna da quel giorno lì è cambiata.